lo scopo della prova mia è capire se io non sto in camper. La mattina presto esco, vado a fare giro, scarico la batteria. Se nella restante mezza giornata, tipo dall'una in poi, riesco a ricaricare di nuovo la batteria e il giorno dopo, la mattina dopo, fare ancora un altro giro. Sono appena rientrato da un giro, bici. Batteria da 60 A, inverter da 800 watt, batteria della bici da 500 watt, carica batterie della bici, pannelli solari. Allora, la batteria è a 12,9, quindi è carica da stamattina, in carica da due pannelli. Questi sono due pannelli da 100 e 100 watt. Perché hanno una fiacca che si porta lì. Non ci sono nuvole, è abbastanza libero. Entrano 2 ampere adesso. Inquadro qui. 2 ampere stanno entrando in batteria. Adesso facciamo partire la carica della batteria della bici. Quando parte la carica, tira 25 ampere fino al 50% circa della carica della batteria. Poi comincia a scendere la carica più lentamente, fino ad arrivare a scende a 10 ampere, poi verso la fine addirittura 5 ampere. Rallenta la carica. Mezzo. Accendiamo l'inverter. Siamo. Vieni qui, guarda qui. L'inverter è carino, che dà informazioni. Stato della batteria. Non la vede pienamente carica. 2,30 e il carico. La batteria, e vediamo se facciamo il botto. Vai. Ecco qui, da un carico, lui ha 800 watt, insomma, come lo vada, c'ha soltanto una vignetta, quindi non lavora tantissimo. La tensione è scesa a 11,7 già. E andiamo a vedere nel dettaglio quello che succede. Allora, sta succhiando 21 ampere. E questo qui sotto è il conteggio di quanti watt usciranno, io riuscirò a prendere da sta batteria. Dovrebbero essere teoricamente poco meno di 500, perché la batteria sta tipo al 20-18%, è da 500 watt, quindi vediamo se riusciamo a caricarla. Vediamo quanti ampere stanno entrando dai pannelli, eccoli, guarda qui, è salita 3 ampere e mezzo. Circa. Sì, facciamo un altro test adesso, guarda. Io alzo i pannelli per avere un migliore orientamento verso il sole. Vai a inquadrare lì. Guardiamo qui. Siamo saliti a 4 ampere e mezzo. Sì. Sempre Quindi circa. diciamo, sti pannelli hanno una certa fiacca. Quindi da 100 watt sembrano una sessantina di watt l'uno. Adesso guarda, tu inquadra sempre là, io riabbasso i pannelli. Scendiamo a 3 ampere 3, quasi 1 ampere 2 perdiamo. C'è anche un altro test da vedere, perché io qui dentro questo è un po' ancora croccato. Ci credo. E perché 21 ampere potrebbe scaldare un po' qua. I cavi non sono della dimensione giusta, dovrebbero essere un po' più grandi. Ripeto, Ripeti. batteria da 60 ampere, aiutato dai pannelli che gli mandano scarsi 3-4 ampere nemmeno. E ne sta succhiando in questo momento 21, 22 ampere adesso, che tra un'oretta circa dovrebbero scendere a 15, e poi man mano che va avanti scende sempre di più fino a rallentare sempre di più la carica. Se riesce a reggere la prima ora, forse la potrebbe caricare. Vediamo. Forse. Allora, orientati i pannelli, direzione sole. Buttiamo dentro 4 ampere e 8. Vediamo quanto è stupido quel regolatore. Facciamo di nuovo pure questa regolazione strana qua, che io non ho capito. Cioè, sto a configurazione qua, per cui allora adesso siamo a 2,9 ampere. E così abbassa 12,6, scende a 2,1 ampere. Vediamo. Allora, se io salgo a 12,5, 12 qua, ah no, sto scendendo a 12,4, 12,3, guarda lì, sta caricando di più, 3,5 ampere, 3,7 ampere, scendo al minimo a 12 volt e sale a 4,3 ampere. Quindi se io gli salvo la configurazione così, c'ho la massima efficienza.
però sto stupido non è in grado di gestirla da sola sta cosa, so io che ogni volta devo venire qui e controllare. È proprio inutile quell'oggetto. Siamo a 4 ampere. Vediamo. Aspetta un attimo. Ah, un primo LED l'abbiamo acceso. Guarda, guarda, guarda. Guarda qui. Quindi siamo... Abbiamo buttato dentro 200 watt. Sì, 200 watt, quel LED da 500, acceso quel LED, siamo poco meno della metà della carica. Vediamo un attimo, e siamo sempre su chiave 28 ampere soltanto. Ancora sta caricando forte. Vediamo, vediamo se riesce, se ci riesce. Ecco. Ecco che. Sta andando, è andato in protezione. Infatti ha smesso la carica. Ah, 200 watt di carica e ha interrotto la carica, è scesa troppo la tensione, la corrente. Non carichiamo la batteria della bici con 60 ampere e due pannelli stupidi. Servono almeno due pannelli che buttano giù 10 ampere, tra 10 e 15 ampere. Fisci niente. Spengo? Sì. Riprovo a far partire la carica e la batteria. Batteria a 12,8. Siamo riusciti a tirare solo 200 watt. Proviamo a far ripartire. Siamo a 23 ampere succhiati. 280 watt. Questo è quello che arriva dai pannelli. Questo è l'amperaggio che viene mandato dentro. E essendo a metà carica, adesso è sceso a 15 ampere. Succhia molta meno corrente dalla batteria. Quindi sono 15 ampere. 5 che ne entrano, ne togliamo 10 dalla batteria. Gli ampere sono scesi a 9, quelli richiesti. Totalmente abbiamo preso 423 watt dalla batteria. Sole ormai basso. Questo qui era sceso a 11, rallentando la carica, scendendo a 10 ampere, ha cominciato a risalire, è arrivata ad 11,6 quasi, e la carica continua. Qui siamo saliti addirittura a 12,2 ed è sceso a 6 ampere di carica. Abbiamo tirato 450 watt, considerando che la batteria è da 500 watt ed era leggermente carica, tra un 15 e il 20% più o meno. Direi che riusciamo a caricare. Qui siamo scesi addirittura a 3 ampere, proprio l'ultima fase della carica. Qui la carica ancora davanti, però i pannelli adesso non producono proprio più, qui comincia a riscendere di nuovo sotto i 12. 506 watt e un'oscillazione continua qui dell'assorbimento. Le 17, batteria carica, 513 watt presi dalla batteria, 12 e 16 volt rimanenti. Si può fare da 60 ampere 500 watt di batteria di bici.